bel giorno, saranno 12 anni fa circa, io incontro un giornalista che voi tutti conoscete a memoria, che si chiama Fabio Fazio. Fabio Fazio ha avuto una delle idee più criminali che si possano immaginare a questo mondo, e cioè nella pausa di una sua grande trasmissione di allora, che era Quelli che il calcio, Quelli che il calcio, ha pensato bene nell'intervallo di mettere una mia poesia, che è questa che leggeremo adesso, una brevissima poesia di sei versi, sette versi, che avrebbe fatto il giro di tutte le antologie straniere, di tutte le antologie italiane, di tutte le radio, sottoradio e televisioni, per cui, scherzando, è stato detto che dai tempi dell'antica Grecia, con tutte le edizioni seguenti, mai poesia è stata più divulgata e conosciuta. E lo credo, perché non avevano la televisione, il modo di registrare le cose, quindi è un puro caso. Allora, nell'intervallo, 15 minuti fra la prima e la seconda parte della trasmissione sul calcio, viene fuori la mia voce che dice questa poesia. Eravamo in Sicilia allora, sull'Etna, era stata una gita organizzata per accompagnare i licei, e arrivo a Roma e trovo una valanga di corrispondenze, di telefonate, di gente che mi cercava, e una telefonata soprattutto del liceo Luther King di Genova, che dicevano: abbiamo ravvisato in questa poesia l'appello maggiore che si possa fare ai giovani di oggi, ci sembra molto molto importante, per cui l'abbiamo fatta ciclostilare, l'abbiamo diffusa dappertutto, difatti è andata in tutti i licei di Genova, di lì è passata in altre città, è finita a Firenze, poi è finita a Treviso, eccetera eccetera. Ora, prima vi leggo la poesia e poi vi dico per quale ragione questa poesia era nata. L'indifferenza è inferno senza fiamme, ricordalo pensando fra tante tinte il tuo fatale grigio. Se il mondo è senza senso, solo tua è la colpa, aspetta la tua impronta, questa palla di cera. Ed è appunto quello che bisognerebbe dire ai ragazzi, no? Voi non pensate di essere venuti casualmente al mondo e che siate destinati a passare come le foglie sui rami. Ognuno di voi può lasciare la sua impronta sugli anni che avete a disposizione. Siano 40, siano 100, non lasciate che il vostro passaggio sia stato inutile in qualche forma. Effettivamente me ne sono accorta dopo che questo messaggio mi sembra molto valido. Ma di dove mi era venuta ancora questa idea fissa che io continuo ad avere sull'indifferenza come massimo peccato umano, specialmente in questi anni? Mi era venuta da una passeggiata che io ho fatto a Venezia e con Josip Brodsky, che appunto in certi momenti, quando lo rileggo, ho l'impressione che sia forse il più grande poeta del Novecento. Allora, camminavamo nelle calle callette di Venezia quando lui ha detto: facciamo un gioco, fermiamo di volta in volta un passante e domandiamo qual è stato l'insulto massimo, lo sfregio peggiore, lo schiaffo più ineliminabile che la storia, che la gente ha fatto all'umanità. Difatti ferma una signora che passa e dice: signora, scusi. E quella, senza batter ciglio, dice: oh, strana sta domanda, proprio in questo momento mi sto occupando di quello che per me è il massimo sfregio, ed è stato il rogo delle 12.000 streghe, perché accusate di stregoneria, appunto, no? Che poi erano erboriste o ginecologhe, non erano altro queste donne, no? Ma sono state bruciate vive, si presume il numero 12.000. E Brodsky dice: non mi sembra abbastanza. Quella, quasi seccata, ha detto: ah no, no signora, dice, non è il massimo. Vabbè. Allora fermiamo un altro
E quello dice, i campi di concentramento di Hitler, si può immaginare qualcosa di peggio? Dice 6.000 persone 6 milioni. condannate, 6 milioni di persone condannate a questa morte atroce, semplicemente perché erano nate ebree, erano... Lui dice, non mi sembra abbastanza. Boh, no. Poi fermiamo una terza, dice... Ah sì, aveva ragione l'altro, aveva ragione Brodsky a chiedere questo signore a dire che non era abbastanza, perché i gulag di Stalin sono stati molto peggio. Non erano 6 milioni, ma erano 11 milioni di persone. Ora, Brodsky, esule, cacciato da, dappertutto, uomo che ha vissuto in miseria e in malattia tutta la vita, prima poi di avere il premio Nobel, quando aveva soltanto 50 anni circa, è stato uno dei più giovani con Camus, no? E quindi ho detto, beh, questo lo farà sussultare perché lo riguarda sulla sua stessa pelle, no? Lui dice, no, 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 non basta. E che è sta storia? Poi viene un altro e dice, ah, ho capito, è lo sterminio degli indios d'America. Tutta questa intera popolazione distrutte della loro storia. No, dice lui, non basta. Allora dico, ecco, adesso per favore ci fermiamo un momento e mi dici qual è il massimo insulto che l'umanità ha ricevuto nel corso dei suoi millenni. Lui ha detto, è semplice, ha una parola sola, è l'indifferenza. Perché negli altri casi c'era un soggetto e un complemento oggetto, Hitler da una parte, gli ebrei dall'altra, i conquistadores dalla parte, gli indiani dall'altra, l'Inquisizione da una parte, le streghe dall'altra, c'era sempre una dialettica implicita, io me la prendo con qualche cosa, ma di fronte all'indifferenza, quella che ci assedia oggi, che ci rovina oggi, è proprio non avere nessuno di fronte, essere delle pure vittime senza possibilità di rispondere. Questo mi è sembrato veramente. Allora io, proprio nella mia poesia, ho messo proprio questo fatto che è l'inferno senza fiamme. Apparentemente non ti brucia, ma in realtà ti distrugge. Ecco, questa è una delle ragioni che quando io leggo una poesia, come si diceva con Brancaccio ieri, per un pubblico che certe volte non è specializzato, è sempre meglio far vedere il piccolo nucleo narrativo, episodico, da cui poi parte una poesia. Andiamo avanti. Andiamo avanti.